Guarda che fa la YouTuber con le piantine sulla scrivania. Ciao! Questo video è un piccolo aggiornamento di cose che stanno per succedere al canale. C'è qualche novità che vorrei raccontare, in particolare alle persone che sostengono questo progetto da diverso tempo. E la prima di queste novità è il fatto che sta per uscire un nuovo filmato che si intitola 5 cose da sapere sul Medio Oriente. Qui finiscono le informazioni utili per chiunque appunto non sia particolarmente interessato a sapere la progettualità che c'è dietro quello che combino. Il filmato che sta per uscire, queste 5 cose da sapere sul Medio Oriente, ha un format un pochino diverso dal solito ed è un'idea che mi è stata suggerita da mio figlio. In realtà stavamo pranzando, mi ha chiesto come stesse procedendo la stesura del prossimo filmato, che è un filmato sulla storia del pensiero geopolitico in Medio Oriente. Quindi è un disastro, mannaggia a me quando ho pensato di poter affrontare un argomento del genere. Bellissimo, interessantissimo, ma per raccontarlo bisogna o dare per scontate una valanga di cose, e poi finisce che quel filmato lo capiscono solo poche persone, magari quelle che già sanno, quindi completamente inutile. Oppure devo fare troppe premesse, devo chiarire troppe cose, devo anticipare troppi concetti, e quindi la bozza diventa pesantissima. E il filmato diventa molto molto difficile da seguire. A questa cosa Dario ha risposto dicendomi tipo, quindi poi si è trovato un sproloquio l'ennesimo di sua mamma, che gli raccontava di tutta una serie di concetti, le mescolanze che tendiamo a fare tra arabi, persiani, islamici, il fatto che non abbiamo ben chiaro quel panorama e quindi magari alcune cose le sappiamo, ma rischiamo di confonderle, di dimenticarle, non ce le abbiamo fresche nella memoria. Oppure addirittura dei concetti, come ad esempio quello di Fitna, che non conosciamo e che secondo me è particolarmente interessante e determinante per capire un pochino meglio. E al termine di questo sproloquio, lui mi ha guardato e mi ha detto: ma perché non fai un video in cui dici le cose che hai appena detto a me? E quindi l'ho fatto. In realtà non è la prima volta che mi viene suggerito, che mi viene detto da persone a me molto vicine, proprio questa stessa frase: ma perché non fai un video in cui dici questo? Perché non fai un video in cui parli così? In questo spazio su YouTube io desidero mettere cose che vorrei trovarci. Quindi sono partita, è vero, facendo dei filmati molto molto semplici. Ad esempio c'è stato il filmato su Israele e Palestina, che però non solo è vecchiotto, è datato, ma non rifarei così a distanza di 10 anni. YouTube è cambiato tantissimo negli ultimi 10 anni. All'epoca un filmato come quello più o meno su YouTube Italia non c'era e quindi poteva tornare utile. Adesso, 10 anni dopo, di filmati che ti spiegano in breve il conflitto israelo-palestinese, ne trovi centinaia. Quello che però obiettivamente ho cominciato a trascurare negli anni è proprio questo contatto con l'operazione iniziale, cioè l'idea di offrire un ponte tra una persona come ero io quando sono uscita dalle scuole superiori. Ho fatto un'ottima scuola superiore, ma nonostante questo non mi sono stati dati gli strumenti per comprendere quello che c'è attorno a me, perché in storia, se va bene, arrivi fino agli anni 60, perché nessuno ti spiega le istituzioni europee o tutte queste, non c'è il tempo di farlo, eppure è strano, nel senso che il sistema scolastico ci ha in carico per 13 anni, 200 giorni all'anno, e quindi è un po' triste l'idea che non riesca a farci uscire dall'istruzione obbligatoria con queste coordinate per capire un pochino il mondo che ci circonda. È polemica molto facile, me ne rendo conto, e in realtà ci sono tantissimi insegnanti, alcuni dei quali ho avuto la fortuna di conoscere e che si stanno battendo per cercare di contrastare questa cosa. Però resta il fatto che l'operazione che vorrei fare con questo canale è proprio questa, è proprio il permettere al chiunque, alla Fiore di 17-18 anni, a mia mamma, al mio amico che ha fatto l'università ma ha studiato matematica, quindi non ha mai più toccato concetti di storia, di scienza politica o di diritto internazionale, e permettere a queste persone di avere semplicemente un punto di partenza, no, non altro, per poi proseguire autonomamente, anche perché più di questo non posso fare.
io stessa non sono, non è solo una questione di non essere qualificata e non essere laureata, è che funziono proprio così, cioè studio tanto un argomento, poi cambio e studio tutt'altra cosa, non sono esperta fino in fondo di una singola tematica e non, francamente non desidero nemmeno esserlo. Mi piace proprio questa idea di dire, provo a creare ponti e connessioni su tanti argomenti, quelli su cui capito e quelli che mi interessano. Il tutto per dirvi che su questo canale ovviamente resteranno dei video più complessi, più articolati, sia dal punto di vista del montaggio, nel senso che avranno gli schemini e tutte queste cose qua, che ovviamente richiedono molto tempo, sia in termini di struttura, quindi dei filmati come quelli che ho fatto negli ultimi anni, che magari dal punto di vista di visualizzazioni non sono così accattivanti, anche perché non sono costruiti veramente per essere virali, diciamo, assolutamente no, e però sono quelli che preferisco, nel senso che sono quelli in cui so di aver infuso più cura e più attenzione, e so che appunto sono quelli che è più difficile riuscire a trovare, o è più difficile riuscire a trovare qualcosa di simile su YouTube, secondo me. Vorrei però anche caricare dei filmati, tornare a caricare dei filmati più semplici, ma non credo di riuscire a farlo con l'idea di sintetizzare a morte, come avevo fatto magari 10 anni fa, delle questioni tanto tanto grandi, e quindi forse più che parlare di episodi storici preferisco provare a parlare di concetti, appunto l'idea di queste 5 cose da sapere su. Può essere che in realtà magari trovo il coraggio di parlare anche di qualche scenario, sono aperta a farlo. Certo è che non voglio che questo vada a discapito di quello delle serie che ho cominciato, che non ho terminato e che invece sono quelle che secondo me possono avere un valore che resta più o meno intatto nel tempo. Ecco. La terza cosa riguarda in particolare il rapporto con i donatori e in generale il rapporto con la sostenibilità di questo progetto. Io per tanti anni non ho ricevuto sostentamento da questo lavoro, ed era chiaro che fosse così, nel senso che anche quando YouTube mi aveva proposto una partnership tramite appunto le pubblicità, inizio del filmato e tutto il resto, all'epoca non sapevo nulla di big data, di sistemi di monetizzazione, non sapevo niente. Ma poi è stato il caso per cui in realtà non potevo nemmeno monetizzare per via dei temi che tratto, perché parlo comunque di guerra o di terrorismo, o cito dei nomi che a YouTube non piacciono per le policy che ha appunto nei confronti dei pubblicitari, e quindi anche volessi non mi sarebbe possibile monetizzare tramite pubblicità. Poi c'è tutta la questione ovviamente big data and co. Detto questo, se io fossi realmente coerente con questa preoccupazione, semplicemente sloggerei da YouTube e basta, insomma. Va detto che i filmati che carico li carico anche su PeerTube, quindi qualche settimana fa ho cominciato a caricarli anche su PeerTube, che invece è una piattaforma open source, chiaramente non se la fila nessuno ed è il motivo per cui resto su YouTube, però sappiate che se per caso volete c'è anche quell'opzione. Quando ho cominciato invece a chiedere a chi facesse piacere di darmi una mano a continuare con questo progetto, l'ho fatto vergognandomi tantissimo, perché il mio lavoro era un altro e quindi sapevo di non poter dedicare tanto tempo a questi filmati, quindi mi sentivo molto in colpa e diventava un cane che si mordeva la coda, perché non riuscendo a ricevere abbastanza risorse da questi filmati ero costretta a fare un altro lavoro, e quindi non riuscivo a interrompere questo circolo vizioso. In particolare non avevo mai inserito la possibilità di offrire delle donazioni mensili. Ci sono state 2 persone che conoscono bene PayPal e quindi sono riuscita comunque a trovare il modo di farlo, ma per il resto non è mai una cosa che ho fatto presente, perché appunto non sapevo se sarei riuscita a lasciare il lavoro precedente per dedicarmi a questo. Questa è la fase in cui sto invece
facendo proprio questo esperimento, quindi ho appena lasciato anche il mio ultimo incarico, terminato anche l'ultima collaborazione, ed è per questo che devo trovare il coraggio di dire, di far presente che c'è anche la possibilità di fare delle donazioni mensili ricorrenti. Ovviamente si possono interrompere in qualsiasi momento, però ho creato un link dal quale si può fare o una donazione una tantum, oppure inserire l'opzione di renderla ricorrente mensile. Al tempo stesso mi sembrava giusto ringraziare in qualche modo le persone che mi danno una mano. Voi forse sapete che desidero che questi contenuti siano sempre accessibili per tutti. Non mi piace tanto l'idea di Patreon in cui invece ci sono dei contenuti solo per le persone che sottoscrivono un abbonamento, e perché in linea generale se ci sono studenti che non se lo possono permettere, o se si è in una fase della vita come quella in cui mi trovo anch'io, in cui insomma bisogna stare un pochino attenti e bisogna comunque assicurarsi di venire incontro a tutte le necessità familiari, non è esattamente facile, e non, insomma, a me dispiacerebbe che questi contenuti però non fossero disponibili. Questo è il motivo per cui non so se siete d'accordo, e anzi vi chiedo se avete un'idea, se avete un'opinione, magari fatemelo sapere via mail, però ho pensato di creare una newsletter gratuita, e questa newsletter è intesa, diciamo, per i donatori. Iscrivendosi a questa newsletter, che appunto è gratuita, semplicemente io vi invio in anteprima il prossimo filmato che carico, e per una settimana quel filmato resta caricato su YouTube ma come unlisted, quindi non è possibile trovarlo tramite una ricerca e non compare tra i suggeriti di YouTube. Dopo una settimana il filmato diventa pubblico per tutti, quindi in realtà i modi per riuscire a ritrovare quel filmato, se uno se lo fa passare da un amico, se uno decide di iscriversi comunque alla newsletter anche senza aver donato, ovviamente ci sono. Credo che capiate che è fondamentalmente una questione simbolica. Sto parlando ovviamente dei filmati che richiedono più impegno, quindi i filmati che hanno tutti quegli schemi, tutta quella struttura, e che credo si veda, insomma, che richiedono parecchio lavoro, mentre un filmato come quello dei 5 fatti da sapere su, quello può uscire tranquillamente anche subito. Troverete sul blog, ho messo il blog semplicemente per avere un collettore di materiali che non siano soltanto i filmati, e oppure di opzioni, di pulsanti che voglio rendere disponibili. Sul blog si trovano i link a alcuni filmati che magari pensate che io abbia rimosso e non li ho rimossi. Di nuovo sono unlisted, come quelli dedicati alla lettura della rondine dopo il castoro di Portinaro, o i filmati di Serafica, insomma queste cose qui sono ancora disponibili lì. E poi sempre sul blog ci sono questi due pulsanti, uno per le donazioni e l'altro per iscriversi alla newsletter. Ho scelto un'applicazione che è open source, che si chiama Kayla, quindi la proviamo, vediamo insieme se funziona, ma in teoria è un'applicazione che è molto semplice ed è molto rispettosa dei dati personali, quindi è un po' il motivo per cui l'ho scelta. Ho cos'altro da dire? No. A livello di newsletter non penso di scrivere tantissimo, nel senso che se apro troppi progetti e troppe cose da seguire rischio di caricare ancora meno spesso, non è quello che desidero. Ci ho messo forse troppo tempo a raccontarvi tutte queste cose, ma sono un po' cotta. E io vi ringrazio tantissimo, vi lascio anche qui sotto nel filmato questi due link, tra cui il link alla newsletter, e a presto, grazie.